Salve, benvenuti a una nuova puntata dalla parte del cittadino. Oggi parleremo di quello che sono le misure cautelari che l'ente di riscossione utilizza per la riscossione appunto dei propri crediti. Una delle misure cautelari per eccellenza è rappresentata dall'iscrizione ipotecaria. L'iscrizione ipotecaria nel corso degli anni ha subito praticamente molteplici modifiche, ovvero prima del 2012, quindi del decreto Monti, l'iscrizione ipotecaria poteva avvenire anche se si aveva un debito di 9.000 euro, l'importante è che questo fosse superiore a 8.000 euro. Poi successivamente c'è stata appunto una revisione dal punto di vista fiscale con il decreto Monti e anche il limite di ipoteca è aumentato, ovvero l'ente di riscossione non potrà mettere delle ipoteche quando ha un debito che è inferiore ai 20.000 euro. L'ipoteca comunque prima di essere scritta è necessario che avvenga una comunicazione all'utente, quindi una comunicazione preventiva di ipoteche con il riepilogo di tutto quello che è il debito del debito che supporterebbe l'iscrizione dell'ipoteca. Nell'iscrizione preventiva di ipoteca vediamo che oltre a un primo foglio dove si parla appunto, si avvisa il cittadino che entro 30 giorni se non si provvederà al pagamento dei debiti, alla somma totale dei debiti indicate nel preavviso, si avrà l'iscrizione definitiva, questo primo foglio viene seguita da altri fogli nel quale viene specificato qual è la natura dei debiti che supportano questo preavviso di iscrizione ipotecaria. Nel margine di 30 giorni vediamo che il cittadino potrà o recarsi presso uno sportello o comunque presso un professionista per cercare di analizzare le posizioni debitorie e vedere effettivamente se questi debiti sono dovuti o non sono dovuti, se per questi debiti è magari intervenuta prescrizione di decadenza o ancora se vi sono e si può entrare anche nel merito, cioè verificare se magari arriva un debito di IVA del 99 e il cittadino di riferimento è stato cancellato dalla Camera di Commercio nel 97, in questo caso sicuramente si potrà entrare nel merito e quindi cercare in qualche modo di dimostrare che effettivamente questo debito non è dovuto. Una volta che abbiamo fatto tutto l'esame delle posizioni, l'esame del caso, dobbiamo effettivamente proporre i ricorsi dove è possibile oppure effettuare i pagamenti, che possono essere o in unica soluzione oppure attraverso dilazioni di 72 o 120 rate. L'ipoteca, dobbiamo dire che nel momento in cui si propone ricorso è indispensabile al fine di evitare l'iscrizione ipotecaria, viste le lungaggini dei processi civili, chiedere in prima istanza, in audita altera parte, la sospensione delle cartelle che vengono impugnate. L'ipoteca, abbiamo detto che nel corso degli anni ha subito una modifica e quindi però che succede? Che adesso ci troviamo di fronte a delle ipoteche che sono state emesse precedentemente, magari 2001-2003, ipoteche che presentano un supporto debitorio addirittura inferiore a 8.000 euro. In questo caso che cosa si può fare? Proprio in applicazione nel nuovo decreto del Monti, possiamo chiedere la cancellazione con un ricorso all'ente di riscossione, si può chiedere la cancellazione dell'ipoteca sul bene in quanto questa ipoteca non ha più un supporto normativo e addirittura questa cancellazione si può avere a spese direttamente dall'ente di riscossione, il quale deve comunque dare una risposta a quest'istanza entro 30 giorni. Per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria, ancora dobbiamo dire che tanto si parla dell'iscrizione dell'ipoteca sulla prima casa. Anche se con il decreto Monti la soglia di ipoteca diciamo che è stata aumentata, nel senso che per ricorrere a un'ipoteca ci deve essere un debito di almeno 20.000 euro, vi è da dire che sempre questo debito, fino a quando sta al di sotto dei 120.000 euro, l'ipoteca è comunque un'ipoteca cautelativa e quindi adesso non si
non seguirà un pignoramento, ma rimarrà soltanto come vincolo sul bene. Quindi ci troveremo ad affrontare il problema dell'ipoteca solo nell'ipotesi in cui noi vorremmo vendere questa casa, oppure vorremmo questa casa, questo bene, insomma, immobile, e vorremmo in qualche modo oppure dare in garanzia. Che ne so, magari vogliamo chiedere un mutuo, e quindi su questa ipoteca, se noi su una casa abbiamo praticamente un'ipoteca anche se di 30-40 mila euro e quindi soltanto cautelativa, però è pur vero che se noi vogliamo chiedere un mutuo alla banca, un mutuo ipotecario, questo mutuo ipotecario sarà comunque condizionato, l'esito di questo mutuo ipotecario sarà condizionato dall'iscrizione ipotecaria. Quindi anche se praticamente non possiamo, fino ai 20 mila euro, al di sotto dei 20.000 euro possiamo star sicuri che la casa non ci andrà all'asta, il fatto che vi sia l'iscrizione ipotecaria è comunque un vincolo che non è facile da superare per quanto riguarda il cittadino. Momento in cui, allora che cosa bisogna fare? Quando arriva il preavviso di iscrizione ipotecaria bisogna in tutti i modi cercare di prevenire l'iscrizione, perché a differenza di altri tipi di misure cautelari, nell'ipoteca, anche se si va a dilazionare il debito, non si ha la cancellazione automatica del debito nel momento in cui vi è la dilazione va in circolo, ma si ha praticamente la cancellazione dell'ipoteca solo quando ci sarà l'estinzione totale del debito che supportava l'iscrizione ipotecaria. Quindi se abbiamo fatto una dilazione a 120 rate, vediamo che ci vogliono ben 10 anni, insomma 120 mesi, affinché effettivamente non si possa cancellare il vincolo sul nostro bene. Quindi bisogna fare in modo che questo vincolo non venga mai iscritto, quindi o impugnando, come ho detto prima, dove è possibile, oppure rateizzando dove non si può entrare né nei vizi di legittimità né nei vizi di merito. Abbiamo visto che con il decreto del fare, praticamente del 2012, il margine per l'applicazione dell'ipoteca è 120.000 euro, però questo non vuol dire che automaticamente, nel momento in cui ci viene iscritto un'ipoteca di 120.000 euro, al 100% la nostra casa andrà all'asta. Così non è, in quanto l'Equitalia, vi è anche da dire che sono veramente rarissime le volte in cui inizia la procedura immobiliare, con le pubblicità e quindi con le varie aste. E di solito l'Equitalia, proprio al fine di non spendere soldi di trascrizioni, di spese di custodia, spese di pubblicità immobiliare, si insinua nelle procedure immobiliari già in atto, ovvero se il cittadino ha già un debito verso un privato, verso una banca, insomma un altro debito per cui vi è procedura immobiliare in corso, diciamo più delle volte anche con debiti inferiori addirittura ai 20.000 euro, non è raro l'ipotesi in cui l'Equitalia si va ad insinuare nelle procedure immobiliari già in corso, proprio al fine di evitare quelle che sono le spese di giustizia in questi tipi, nelle procedure immobiliari. Analizzata l'iscrizione ipotecaria, un'altra misura cautelare che negli ultimi giorni ha subito una modifica è quello del fermo amministrativo. Ovvero il fermo amministrativo è una procedura esecutiva che va a colpire quelli che sono i motocicli e le autovetture e gli autoveicoli in generale. Nel momento in cui c'è almeno 1.000 euro di debito, l'ente di riscossione potrà inviare il preavviso di fermo amministrativo, dove verrà indicato, oltre il termine di 30 giorni per pagare il debito, verrà indicato anche la targa del veicolo su cui, scaduto il termine, si procederà ad iscrivere il fermo. Precedentemente, ovvero prima del 21 ottobre del corrente anno, vediamo che nel momento in cui arrivava il preavviso di fermo amministrativo e non si poteva in nessun modo impugnare, comunque erano dei debiti dovuti, si faceva un rateizzo e quindi si risolveva la questione. Nulla cambiava se il rateizzo veniva fatto quando al preavviso di iscrizione al preavviso di fermo amministrativo seguiva il fermo amministrativo, ovvero
anche se dal preavviso passavano i 30 giorni ed arrivava nuovamente non più il preavviso ma il fermo stesso, con il rateizzo e il pagamento della prima rata si revocava il fermo amministrativo sul veicolo interessato. Invece adesso, dal 21 ottobre del corrente anno, la disciplina si è uniformata a quella che è la disciplina dell'ipoteca, ovvero per revocare il fermo amministrativo sul veicolo, una volta che questo è stato messo, c'è bisogno appunto del pagamento interamente del debito. Quindi non basta rateizzare più o pagare la prima rata, ma si deve o rateizzare e quindi aspettare la fine del rateizzo o pagare in un'unica soluzione. Quindi anche in questo caso il consiglio è quello di muoversi immediatamente allorquando vi è il preavviso di fermo amministrativo. Quindi trovare una soluzione in quell'occasione e non aspettare più che poi giunga il fermo amministrativo, perché in questo caso abbiamo visto che la situazione si è complicata notevolmente e siamo costretti poi a tenerci il fermo sull'autoveicolo fino a quando non riusciamo ad estinguere quelle che è la posizione debitoria che supporta questa misura cautelare. Molti nel corso di questi anni mi hanno chiesto che cosa succedeva, cosa significava, che rischio c'era quando su un autoveicolo vi è un fermo. Praticamente la legge dice che quando un autoveicolo è gravato di fermo amministrativo, questo autoveicolo non dovrebbe circolare in nessun modo, anche perché nel momento in cui verrà praticamente il proprietario di questo verrà sottoposto a controllo e appunto con l'autoveicolo in strada sarà soggetto al sequestro del veicolo ed inoltre a un'ingente sanzione amministrativa. Ed inoltre per i veicoli in fermo amministrativo non sarebbe possibile nemmeno effettuare quelli che è la sottoscrizione della RC auto, anche se a dire il vero molte volte queste situazioni non si verificano. E quindi che succede? Succede che su autoveicoli di fermi amministrativi ci troviamo vengono stipulati regolari contratti di assicurazioni e addirittura non poche volte mi è capitato che anche in caso di sinistro vi è una risposta sia positiva che negativa, comunque vi è una risposta dell'agenzia assicurativa senza far alcun riferimento a quello che la misura del fermo che grava comunque sul veicolo interessato. Per oggi è tutto, vi saluto, alla prossima puntata.